Emanuele divide il suo tempo professionale tra l'università, perché è un docente a contratto universitario, ma collabora anche con noi in consiglio regionale su tutte queste tematiche. Quindi è una persona che da tecnico ha seguito molto molto da vicino sia lo sviluppo della nostra legge regionale sul consumo di suolo, che ovviamente anche quella della giunta che poi è stata approvata. E lui oggi ha proprio il compito di spiegarvi i contenuti di questa legge regionale attualmente in essere in vigore in Regione Lombardia sulla supposta limitazione del consumo di suolo. Buongiorno, tanto ringrazio i consiglieri regionali per il cortese invito. Ho dimenticato una cosa importante, che sono bresciano, diciamolo, ecco. Vado di campanilismo. Allora, il doppio obiettivo è quello di raccontarvi una materia che ha una dimensione fortemente tecnica, l'urbanistica, per cui renderla, diciamo, accessibile anche ad un pubblico di non tecnici. Seconda cosa è di star dentro i 15 minuti famosi che abbiamo concordato. Il mio intervento si muoverà attraverso tre parti. La prima parte vi racconto un po' della realtà, non a caso nel titolo trovate la parola utopia e realtà. Utopia però assunta in un termine positivo. L'utopia normalmente significa il non luogo o il buon luogo, per cui l'utopia è quello ancora che manca, ossia un buon programma di governo del territorio che sappia un po' sovvertire quello che invece in questi anni è avvenuto, ossia la realtà. Realtà rispetto a quello che c'è stato in questi ultimi 60 anni. Abbiamo costruito in 60 anni di storia dell'Italia più che negli altri 2000 anni. E soprattutto la realtà sta anche nella famosa legge 31. Occuparsi oggi di consumo di suolo vuol dire confrontarsi con la legge 31 del 2014. E con questa prima slide in realtà fa capire che la città con cui oggi ci confrontiamo è una città molto diversa rispetto a quella città storica del passato, fortificata, murata, in cui fuori c'era il territorio. La città oggi, quella in realtà Milano, quella è la famosa città infinita, come l'ha definita Bonomi, per cui una città che ha invaso il territorio. Questa invece è una mappa che io ho fatto utilizzando banche dati regionali, per cui in grigio vedete l'urbanizzato al 1954 e tutta la parte rossa che vedete, questa realtà è la regione urbana milanese, la città metropolitana, la provincia di Monza, diciamo la parte più urbanizzata. In rosso quello che è avvenuto negli ultimi 60 anni, per cui in 60 anni abbiamo costruito tantissimo, forse all'inizio perché serviva per far case, scuole, fabbriche. Poi a un certo punto questo fabbisogno è venuto meno, perché abbiamo iniziato ad esempio ad abbandonare dei luoghi, centri storici, ma anche le fabbriche, e poi perché abbiamo iniziato a fare anche meno figli, per cui oggi non ci sono più quelle ragioni, semplifico ovviamente un tema molto complesso, che hanno un po' legittimato quel grande consumo di territorio. Questo è avvenuto anche in altre parti d'Italia, questa è un'immagine che descrive il territorio del Veneto, la città diffusa, per cui in bianco è l'urbanizzazione e in nero il territorio agricolo, per cui anche nel territorio veneto, con stili di consumo molto diversi, è avvenuto questo processo che ha riguardato tutti i paesi, l'Europa, Nord America e anche l'Australia, per cui parliamo di un fenomeno globale, che ha assunto dei connotati negativi soprattutto in alcuni aspetti, ad esempio in quello che si chiama urbanizzazione dispersa, per cui abbiamo consumato territorio sì, ma con un'edilizia a bassissima densità, e lì emerge il tema dello spreco di suolo. Questa è un'immagine che descrive ancora il territorio veneto, diciamo quegli oggetti neri che vedete sono gli edifici all'81, tutta quella poltiglia di cose che vedete sono quegli edifici costruiti negli anni successivi, per cui abbiamo costruito territorio prima attraverso un principio abbastanza razionale a macchia d'olio, poi invece abbiamo disperso la città nel territorio, per cui il consumo non riguarda soltanto l'impronta dell'edificio, ma riguarda anche un tema molto importante che tra l'altro il dottor Cenci prima ha richiamato, sia la frammentazione. Abbiamo frammentato e frantumato il territorio agricolo. Questo il comune di Desio non è soltanto legato all'impronta, ma è legato anche al fatto che si sia contaminato un territorio, un paesaggio, abbiamo perso tante cose e anche una qualità paesaggistica. Questo ad esempio invece evoca un altro problema, questo diciamo è il territorio che sta sulle spalle di Milano, in mezzo scorre il fiume Lambro, per cui abbiamo consumato spazio non solo all'agricoltura ma anche lo spazio che anticamente occupavano i fiumi, e oggi ce ne accorgiamo moltissimo soprattutto quando piove tanto, quando esonda il Seveso, ne guarda, l'acqua arriva fino alle ginocchia e oltre. Abbiamo consumato territorio anche in territori, scusate ripetizione, ad altissima qualità paesaggistica. Questa è una tabella che trovate nel piano d'area della Franciacorta, per cui parliamo di un territorio con alti valori paesaggistici, per cui il consumo di suolo fa male quando lo facciamo, ma fa male soprattutto quando va a incidere sui suoli particolari. Molti anni fa un urbanista molto famoso disse che il suolo è ineguale, per cui in Franciacorta, se ad esempio guardate alcuni comuni che conosco molto bene, a Gussago si è costruito in 60 anni 500 volte, il 500% in più, ma si è costruito moltissimo anche in questi anni, per cui
ogni tanto si sente dire non ha più senso occuparsi di consumo di suolo oggi perché la crisi economica ha fermato tutto. Sbagliatissimo. Il 4 luglio si è svolto al Politecnico di Milano un convegno in cui si è detto che negli anni della crisi la città continua ad avanzare. Avanza ovviamente attraverso logiche molto diverse, ad esempio la logistica la fa da padrone, ad esempio i grandi poli produttivi, ad esempio i grandi poli commerciali, per cui continuiamo a consumare suolo probabilmente con valori molto più bassi. In ogni caso parliamo di un vaso che oramai è quasi colmo. E qua arrivo alla seconda parte. Consigliere Corbetta ha prima detto, noi oggi abbiamo una legge regionale che è nata attraverso un lungo e faticosissimo percorso. Qui vi ho richiamato, oltre PDL vuol dire progetto di legge, per cui quei progetti di legge che la maggioranza e l'opposizione hanno depositato e hanno discusso. Per cui noi abbiamo avuto un primo progetto di legge della Giunta Maroni che ad un certo punto un po' abbiamo rimpianto, perché conteneva al suo interno alcuni elementi, ahimè, positivi, che poi la Giunta ha tolto. Per cui un primo progetto di legge della Giunta, alcuni progetti di legge presentati dai gruppi di opposizione, io ovviamente segnalo il 156 perché è quello del gruppo 5 Stelle, io vi ho anche evidenziato la parola, a volte le parole danno un significato emblematico, per cui tutti i progetti di legge parlano di contenimento, riduzione, solo uno parla di contrasto, perché effettivamente leggendoli ci si rende conto di quanto il contrasto al consumo di suolo sia ancora molto distante dai fatti reali. Per cui questo un po' è stato l'avvio, per cui si è arrivati poi a novembre-dicembre 2014 con questa legge regionale. Legge in realtà abbastanza asciutta, si compone di 6 articoli, i 6 articoli oltre a introdurre i principi generali raccontano anche i meccanismi tecnici che vi richiamo brevemente in maniera molto sintetica, poi eventualmente vi rimando al testo originale. Finalmente si riconosce, questo diciamo l'unico elemento positivo, finalmente si riconosce un valore diciamo strutturale al suolo che è inteso come bene comune, per cui si dice quello che il dottor Cenci prima diceva, che il suolo non è solo un metro quadrato ma una struttura complessa. Si dice anche che si deve iniziare a contenere il consumo di suolo e contestualmente incentivare il recupero del dismesso. Poi se si va a leggere il coda, il primo articolo, si dice il consumo zero dovrà essere garantito entro il 2050, perché lo dice l'Europa, per cui si dice dobbiamo iniziare, per cui la politica è quella di iniziare progressivamente a potare, a ridurre parzialmente queste previsioni, arrivando poi al 2050 ad un consumo zero, per cui viene spostato il problema al futuro, per cui nei principi generali condivisibile, poi nell'atto pratico non si ritrova questa intenzione. È una legge che definisce anche le regole del gioco, le parole, cosa vuol dire superficie agricola, cosa vuol dire consumo di suolo. In realtà si dice il consumo di suolo riguarda soltanto i suoli agricoli, dimenticandoci che ci sono anche altri suoli che hanno un valore ecologico. Tutti gli spazi incolti che noi spesso vediamo lungo le infrastrutture, lungo le città, sono suoli che hanno un valore ecologico, per cui è una legge che si limita ad alcuni interventi. È una legge che prevede anche una modifica importante alla legge urbanistica regionale, alla legge 12, che vuol dire, ad esempio, viene introdotta la carta dei consumi del suolo, per cui si inizia a fare un monitoraggio in maniera strutturale, vengono introdotti alcuni obiettivi prioritari che ovviamente poi non si ritrovano nei meccanismi tecnici, per cui si dovrà ridurre il consumo di suolo. Si cerca anche di legare un po' il fabbisogno economico all'effettivo consumo, questo in realtà è stato ottenuto grazie a un emendamento dell'opposizione. E poi si introduce il vero elemento centrale, le soglie di riduzione, che vuol dire i comuni dovranno progressivamente ridurre quella quantità di consumo che i piani urbanistici già contengono. Per cui il consumo di suolo si riconduce a 3 aspetti. Il suolo già consumato, la città costruita, poi le previsioni di crescita già inserite nei piani urbanistici che oggi coprono quello che diceva il consigliere Corbetta, circa 2 volte Milano, e poi il consumo futuro, quello che si potrà aggiungere. Per cui questa legge di fatto non ammette ulteriori quantità, ma riconferma quelle abbondanti previsioni contenute nei piani urbanistici, molti dei quali nati ancora con le logiche pre-crisi immobiliare. Per cui il vero nodo è quello di aggredire questa enorme quantità, ettari e ettari di suolo potenzialmente consumabili, e questo lo si fa attraverso un esercizio di progressiva e lenta potatura. E poi c'è l'altro tema importante, la legge dice consumo di suolo e riqualificazione del suolo degradato. Se uno va a leggere l'articolo 4 dice si darà priorità, la regione darà priorità ai comuni, ai finanziamenti ai comuni
che attuassero interventi di rigenerazione urbana. Di questo tema non abbiamo informazioni, per cui i punti di domanda si riferiscono a cose che mancano, per cui non sappiamo se effettivamente la Regione abbia fatto questa cosa che ha annunciato nella legge. Secondo tema, la Regione darà delle linee guida, darà delle direttive per favorire il recupero del dismesso. Ad oggi nulla è arrivato in questo settore. Altro tema, sono previsti alcuni incentivi, diciamo, di carattere fiscale, che già la legge 12 conteneva. E poi altro tema critico in riferimento a questo aspetto, si farà una sorta di abaco delle buone pratiche, per cui quei comuni virtuosi presenteranno i loro progetti mostrando quanto hanno fatto. In realtà anche di questo aspetto sappiamo che soltanto, mi pare, un comune ha partecipato, per cui rispetto al tema recupero del dismesso, Regione ad oggi non ha fatto grandi azioni particolarmente incisive, se non incentivare il recupero dei seminterrati. Per cui sul consumo di suolo poco, tutto è rimandato al futuro, sul recupero dell'esistente nulla. Ancora nulla si è visto di concreto. E poi c'è la famosa norma transitoria. Si dice, ma nel frattempo i comuni cosa faranno? In realtà la legge 31 si attua attraverso un lungo e faticosissimo percorso, per cui prima la Regione adegua il proprio piano regionale entro un anno, poi lo farà la provincia, la città metropolitana e poi lo faranno i comuni. Per cui questa regola di riduzione arriverà soltanto a fine del percorso. A fine di questo percorso molto lungo, per cui 12 mesi e poi i comuni. E cosa potranno fare i comuni nel frattempo? I comuni possono, ad esempio, in questi anni fare modifiche ai piani urbanistici andando in riduzione. Su questo tema si è aperta una grande frattura di carattere giuridico interpretativo, che vuol dire che molti comuni, un po' spaventati da eventuali ricorsi, su questo fronte non hanno fatto nulla. L'altro tema importante è legato invece alle famose previsioni già previste nei piani. La legge dice: queste previsioni già inserite in questi piani, i privati le potranno attuare entro 30 mesi. Oltre questi 30 mesi, ipoteticamente, si potranno cancellare. Per cui i privati, un po' spaventati, alla fine hanno, diciamo, avviato la procedura. Poi a un certo punto è sopraggiunta la legge. Per cui recentemente, qui chiudo, diciamo, sulla legge 31, ho ancora 4 minuti, vado rapidissimo. Per cui legge 31, che al suo interno conteneva tante incongruenze, poi a un certo punto la Regione Lombardia ha approvato recentemente una legge un po' anche alimentata da ANCI Lombardia, che è l'associazione dei comuni, in cui ha provato a, diciamo, a rimediare ad alcune problematiche. Ad esempio, la Regione non ha più un anno di tempo, ma ha quasi 3 anni di tempo, per cui la Regione sta adesso completando l'iter di approvazione del PTR, che è il piano regionale. Le province quanto tempo avranno? Avranno non più un anno, ma 2 anni, per cui quel lungo percorso di adeguamento, che doveva chiudersi in 3 anni, a questo punto si chiuderà in almeno 6 anni, per cui la Regione stessa si è accorta di come quell'iter fosse molto complesso. Poi c'è un altro tema molto importante, le famose aree dei 30 mesi, che vuol dire il privato può entro 30 mesi fare il piano, diciamo, fare il progetto per non vederselo perso. Su questa cosa la Regione ha fatto un passo indietro, ha detto i comuni hanno la facoltà eventualmente di ripristinare queste aree, che vuol dire che queste famose previsioni non scompaiono, tutto è delegato nelle mani sapienti dei sindaci, per cui la Regione ha rinunciato al proprio ruolo di ente pianificatore, oltre che regolatore, demandando ai comuni il compito di fare eventualmente politiche di contenimento del consumo di suolo, per cui una grande sconfitta da parte di un ente che dovrebbe invece governare l'area vasta. Questo, diciamo, è in maniera molto semplicistica, sono i contenuti di questa legge di modifica. Ora chiudo col terzo elemento, il terzo tema, ecco, che è quello dell'abbandono, per cui sicuramente il consumo di suolo rappresenta una tematica sulla quale dobbiamo ancora investire molto tempo, soprattutto in termini di politiche, ma l'altro tema molto importante è quello legato ai luoghi abbandonati. Molto spesso pensiamo che solo le fabbriche sono luoghi abbandonati, in realtà la tassonomia dei luoghi dell'abbandono ricomprende luoghi molto diversi, che richiamo in queste fotografie che in realtà stanno dentro una ricerca che abbiamo fatto in ambito universitario, in cui vedete 15 luoghi molto diversi, fabbriche, ospedali, ci sono le aree del PCB a Brescia ad esempio, ci sono ad esempio opere incompiute, ci sono ad esempio, scorro velocemente, questa è l'ex Galbani di Melzo, fabbrica, questo è una ex cava, questa invece è l'ex macello comunale di Milano, per cui parliamo di luoghi, architetture molto diverse. Ma perché è importante occuparsi di questa complessità? Perché il progetto per l'abbandono, le politiche per il recupero non possono essere univoche, non esiste una cura a questa patologia che riguarda tutte le città italiane, per cui lì avete visto un po' la diversità. Questa invece è una mappa che è il risultato di un lavoro di ricerca che abbiamo fatto in ambito universitario, in cui abbiamo provato con circa 140 studenti a censire
i luoghi abbandonati presenti in 38 comuni dell'area milanese, per cui in 38 comuni dell'area milanese abbiamo identificato circa 580 luoghi abbandonati, pari a 700 ettari, che vuol dire circa 194 volte Piazza Duomo, per cui parliamo di un fenomeno molto complesso, ma anche molto presente nelle nostre vite quotidiane. E ora, vabbè, richiamo velocemente, per cui rispetto al tema del progetto di luoghi d'abbandono, in realtà in questi anni abbiamo visto diversi approcci, per cui negli anni 90 andavano di moda i grandi progetti, per cui si demoliva e si ricostruiva queste grandi aree dismesse, l'esempio della Bicocca, o ad esempio di fronte ai luoghi di alto valore storico, lì il progetto è molto più conservativo. Poi abbiamo visto anche altre forme di riuso, ad esempio attraverso progetti pulviscolari, molecolari, ad esempio il fenomeno del loft, che è tipicamente milanese, per cui ci possono essere grandi progetti, che oggi non funzionano più, ma anche progetti molto più intrusivi, permanenti o temporanei. Poi ci sono invece esperienze molto più interessanti, questa è quella che sta dentro il tema dei giardini condivisi, per cui la comunità scopre che nel proprio quartiere c'è un'area abbandonata, cosa fa? Se la riprende, ovviamente in accordo col comune, e inizia a sviluppare progetti di riuso, per cui non ci sono più i grandi progetti un po' verticistici, oggi i progetti per i luoghi dell'abbandono possono anche confrontarsi con questa dimensione del riuso, però legato alle comunità. E poi c'è un altro con le tattiche, chiudo con questa immagine, questa in realtà è un'immagine che sta in un progetto che si chiama Rotaie Verdi, fatto da una cooperativa di Milano, in cui il tema è quello di accettare questo paesaggio che in questi anni è nato dentro queste aree abbandonate, come nel caso di San Cristoforo, scalo ferroviario, e provare a non più a proporre politiche urbanistiche muscolari, per cui di fronte al vuoto dobbiamo realizzare grandi volumi. Proviamo a ripensare questi luoghi un po' per quello che sono diventati oggi, anche delle riserve di naturalità, per cui il progetto urbanistico collegato ai luoghi dell'abbandono può andare dalla tabula rasa verso un progetto debole o delicato, leggero, quello che volete. Chiudo con due citazioni, una è di una professoressa veneziana molto importante che usa, non a caso, si possono riciclare tante cose, vestiti, oggetti, ma anche gli spazi urbani, per cui anche in ambito urbanistico oggi si sta parlando moltissimo di riciclo, che vuol dire dare una nuova vita ai luoghi abbandonati. E poi c'è un'altra citazione di un altro urbanista molto famosa che dice una cosa importante: dentro questa stagione della grande trasformazione si sono creati spazi di nuova progettazione, una nuova progettazione slegata un po' dalle logiche del passato. E poi richiamo due immagini, una racconta un tema che avete sicuramente già affrontato, quello dell'abitare, per cui le città sono ancora, oltre che luoghi del consumo, luoghi delle contraddizioni, ad esempio il tema di housing, quella è un'immagine milanese molto emblematica, ma anche l'immagine a destra, che tra l'altro ha richiamato l'intervento del dottor Cenci, quella è Niguarda 2014, per cui il tema del consumo di suolo, la città che cresce, si lega anche ai problemi di carattere idrogeologico, ma anche ad aspetti di carattere trasportistico. E chiudo veramente, anch'io con Einaudi, ecco, che nelle sue prediche inutili disse: conoscere, discutere, poi deliberare. Per cui di fronte a questi temi c'è una conoscenza che va sviluppata. E vi ringrazio.